tante persone, tante persone che sono qua. Buonasera di nuovo a tutti, io cercherò solo in 5 minuti di raccontarvi qualcosa che è il risultato di migliaia di ore di lavoro nei nostri centri di ricerca. È qualcosa che testimonia oggi, se ce n'era ancora bisogno, di come Samsung rappresenti l'azienda che più di ogni altra riesce a esprimere un potenziale innovativo sul mercato globale e anche sul mercato italiano. Ricordando, quindi vi lascio qualcosa che è già stato detto da Carlo Barrocco, che non esiste innovazione senza il consumatore. Quindi attenzione al fatto che qualsiasi innovazione debba legarsi a dei bisogni concreti di consumatori reali. Già l'anno scorso il lancio del Galaxy Note aveva appunto creato una nuova categoria di dispositivi, la cui cifra distintiva era legata a due elementi. In primo luogo uno schermo di dimensioni molto generose che permettesse quindi una migliore fruizione dei contenuti visivi. E dall'altro la presenza di una penna un po' speciale, la S Pen. Quindi un ulteriore dispositivo che permette di creare dei contenuti sui dispositivi Galaxy Note e li rende anche particolarmente adatti ad un utilizzo professionale. La famiglia dei prodotti Note quindi si è arricchita qualche settimana fa del modello da 10.1 pollici di tablet e oggi celebriamo l'arrivo sul mercato italiano del Note 2. Due dispositivi che si presentano con un cuore tecnologico tutto nuovo e che portano i propri elementi distintivi un passo in avanti. In primo luogo abbiamo una nuova versione della S Pen, più funzionale e anche più performante. È un cuore tecnologico nuovo che batte, che pulsa al ritmo di processori Qualcomm e delle ultime release del sistema operativo Android. Ovviamente personalizzato con l'interfaccia proprietaria dell'HMIS di Samsung. Sono stati anche migliorati gli schermi, che rappresentano, dicevamo, l'altra caratteristica dei prodotti Note. E in particolar modo il Note 2 è dotato di uno schermo Super AMOLED HD da 5 pollici e mezzo, in formato 16 noni. E quindi si tratta di un dispositivo con uno schermo eccellente, uno schermo con una visione perfetta, almeno fino al lancio del prossimo prodotto Samsung. Tutto però in una forma estremamente maneggevole e con una batteria da 3100 mAh che ci permetterà sicuramente di arrivare a fine giornata nonostante le dimensioni generose del display. Fin qui la dotazione hardware, che quindi diciamo rinnovata, assolutamente innovativa, stato dell'arte. Ma gli ultimi prodotti Samsung ci hanno sicuramente subito anche per una serie di caratteristiche che fanno parte del software, che aggiungono un'immediatezza di utilizzo che non ha paragoni. In particolar modo, per dei prodotti che strizzano, come dicevamo, l'occhio a una clientela di tipo professionale, una delle caratteristiche più importanti è il multitasking. E quindi la possibilità di realizzare due attività contemporaneamente. Nel caso del Note 10.1 del tablet, queste caratteristiche avvengono tramite la funzione multiscreen e quindi attraverso la possibilità di visualizzare contemporaneamente due applicazioni sullo schermo e di operare contemporaneamente su entrambe. Ad esempio, in questo modo potremo riempire delle informazioni su un file, compilare alcune celle di un foglio Excel, facendo riferimento a delle informazioni cercate in tempo reale su internet. Oppure potremo, ad esempio, fare uno schizzo, quindi affidarci alle nostre capacità creative riferendoci a un'immagine che abbiamo sul dispositivo. Nel caso del Note 2, invece, la caratteristica del multitasking viene affidata alla funzione switching, quindi alla possibilità di passare in modo estremamente veloce e rapido da una applicazione all'altra. Ma vi dicevo all'inizio che la S Pen è stata rinnovata nella propria forma, nel design e anche nelle funzionalità della tecnologia. Ed ecco che con questi prodotti Note si aggiunge alle caratteristiche che possiamo, che ci aspettiamo di trovare su dispositivi di questo tipo anche la funzione AirView, che ci permette di avere un'anteprima di una serie di contenuti presenti sul nostro dispositivo, dall'agenda, dagli appuntamenti dell'agenda, alle nostre email,
a un video, alle immagini che sono nella galleria dei prodotti, ancora prima di aprirli, senza appoggiare la penna sullo schermo, ma semplicemente sfiorandolo. Potremmo vedere un'anteprima, potremmo capire che cosa stiamo cercando e andare a colpo sicuro. L'immediatezza d'uso della penna si esalta anche, come diceva prima Carlo, con la funzione pop-up notes, per cui semplicemente sfilando dal dispositivo, ad esempio durante una chiamata, potrò avere un post-it digitale virtuale su cui annotare il nome, il numero e l'indirizzo che avessi dimenticato. La nuova S-Pen quindi diventa lo strumento per rendere questi dispositivi ancora più creativi e ancora più personali. Ognuno di noi probabilmente non potrà vincere un Oscar come Dante Ferretti o i 50 e più premi, ma potremmo sicuramente invece colorare i nostri messaggi, le comunicazioni con i nostri amici con una serie di immagini e con dei tocchi creativi estremamente personali. Ad esempio, la funzione Easy Clip ci permette di tagliare, ritagliare e di incollare delle immagini ai nostri messaggi. In questo modo potremo integrare testo, scrittura e immagini per delle comunicazioni quanto più personali e creative possibili. Con i Galaxy Note, inoltre, la nostra scrittura, quindi un tratto totalmente naturale, personale, il nostro tratto, si integra alle immagini digitali, ad esempio alla nostra agenda o alle nostre email. Ed è questa combinazione di digitale e, se volete, personalità legata alla penna a renderlo unico. Concludo con un paio di punti. In primo luogo, il codice relativo alla S-Pen è stato rilasciato agli sviluppatori, e questo significa che oltre alle applicazioni che Samsung rilascerà con il lancio dei prodotti, ne arriveranno molte altre rapidamente sul mercato italiano che sfruttano la S-Pen. E inoltre avremo, come avete appena visto, una serie di accessori che permetteranno ai consumatori di personalizzare il proprio dispositivo. Dopo questa carrellata io concludo riallacciando un po' al titolo che abbiamo dato questa sera a questo appuntamento. E concludo quindi ricordando come questi dispositivi vogliono aprire una new web, un nuovo modo di essere creativi, un nuovo modo di usare la propria espressività per rendere la propria vita digitale ancora più divertente e più creativa. Con questo io vi ringrazio e chiamo di nuovo con me Italia. Stop.
riconoscenza addirittura della velocità del tratto, mi riconosce il tratto, la pressione e la velocità. È un flusso. Questa è stata una non è semplice. Ma semplice per chi usa. Questa è la mia battaglia. Questo è molto importante. No, abbiamo visto Davide Rodani, che questa sera sarà protagonista, anzi saremo noi protagonisti della dimostrazione delle sue pietanze e della sua arte. A questo punto però, prima di arrivare al momento di scoprire la terra, di toccare con mano la Samsung Family Road, vorrei richiamare qua sul palco Carlo Barlocco, il presidente di Samsung Italia. Prego di venire qua su One View, perché io credo che insomma siamo arrivati ad un momento, visto che abbiamo usato una metafora gastronomica, adesso ci sono tutti i sapori di Samsung, cioè voi avete espresso i tre diversi sapori di Samsung, però è tempo di andare a toccare con mano, perché alle nostre spalle ci sono le vere star che aspettano, no? Assolutamente. Forse l'unica cosa che non possiamo ancora trasferire al consumatore di gusto. Col tablet. Ma per questo abbiamo la soluzione. Quello che è avvenuto in questa serata, invito tutti voi a salire sul palco, a scavalcare il palco e andare dietro in the backstage per davvero scoprire e toccare con una nuova famiglia, di una nuova generazione di prodotti Samsung. E io vi ringrazio davvero per questo viaggio all'interno della pubblicità tecnologica di cui ormai siamo pieni, e grazie a voi per l'attenzione e per questa serata scoperta della. Yeah.